si pesca sempre meno. Come si fa a restare qui in Senegal? Io voglio andare in Europa perché qui c'è sempre meno lavoro. Se parto almeno ho la possibilità di vivere con dignità. L'anno scorso sono partiti dei miei amici. Anche loro erano pescatori. Questi sono giovani senegalesi, tutti pescatori. Perché da queste parti la pesca è la principale fonte di sostentamento. L'aggressione dei grandi pescherecci stranieri però sta riducendo di molto la presenza dei pesci, costringendo all'emigrazione. Joal è un villaggio di pescatori, tutti lavorano nella pesca. C'è chi va in barca, chi ripulisce il pesce e chi lo rivende. Un mercato ittico a cielo aperto. Il 90% delle persone qui lavora grazie alla pesca. Per noi è tutto. Se non peschi, non vivi. È come un lavoro solidale, collettivo. Tutta la società contribuisce. Perché molti giovani vanno via, non fanno i pescatori? Purtroppo sempre più ragazzi, giovani pescatori, decidono di emigrare. Perché con la pesca prima si guadagnava. Ora invece con le navi europee e anche asiatiche si guadagna poco. Io ho un fratello, pescatore anche lui, ma ora è all'estero. È emigrato a causa di questa concorrenza sleale dei grandi pescherecci stranieri. Il Senegal dipende dalla pesca. Non abbiamo né oro né petrolio, ma solo pesci. Il senegalese medio mangia 28 kg di pesce all'anno, dunque è la prima risorsa e il principale piatto è riso e pesce. La pesca è molto minacciata e se ad essere minacciata è la pesca, lo è anche il Senegal. Sulla costa senegalese ci sono oltre 100 imbarcazioni straniere che pescano nel nostro mare. C'è un eccessivo sfruttamento della risorsa e questo comporta il fatto che ogni anno i pesci in mare diminuiscono. Ci sono navi enormi, pescherecci enormi che vengono dalla Spagna, dall'Italia, dalla Russia, dalla Cina a pescare qui, vengono qui a pescare. L'Asia e l'Europa con le loro imbarcazioni stanno depredando le risorse senegalesi. Tutti questi fanno una pesca illegale perché non rispettano gli accordi di pesca. Vuol dire spingere i senegalesi a emigrare in Europa. Molti miei amici l'hanno fatto. Erano pescatori, capitani di piroghe. Qui lasceranno un deserto liquido. Il numero dei grandi pescherecci nelle acque senegalesi è impressionante. Come si nota da queste immagini satellitari. E intanto al largo delle coste di Joal, guardate quanti pescherecci ci sono. Questo è cinese, quest'altro è spagnolo, è gigantesco. Il Senegal è uno dei paesi che negli ultimi tempi ha visto crescere il numero dei migranti. Partire in qualunque modo, anche con le piroghe che vengono usate per pescare. A Dakar, nella capitale, incontriamo chi ha già intrapreso questo viaggio. Si parte con una di quelle piccole barche. Circa 90 persone con 5 piroghe, direzione Tenerife, in Spagna. Impieghiamo 8 giorni. Durante il nostro viaggio sono morte 3 persone, tra cui anche una donna incinta. Quel giorno abbiamo pregato e li abbiamo dispersi in mare. Dovevamo continuare. Una volta avvicinatici alle coste spagnole, ci hanno soccorso. Ma dopo 45 giorni ci hanno dato dei documenti per rimpatriarci. L'aggressione economica alla maggior risorsa del Senegal ce la racconta Ibrahim Sissé di Greenpeace. La Russia, la Cina, ma anche Francia, Spagna, Grecia, hanno pescherecci enormi. Possono restare in mare per mesi e lavorare il pesce a bordo. Si spingono fino in Senegal perché il mare qui è molto pescoso, ma anche perché riescono a sfruttare le debolezze degli stati africani. Sanno che non abbiamo le risorse per controllarli. Molti usano reti illegali, altri non hanno le licenze in regola. Tutto questo sta creando una povertà tale da spingere sempre più giovani a emigrare illegalmente verso l'Europa, dove poi si usano le tasse dei cittadini per controllare le frontiere. Ma non si vuole vedere il vero problema. Non si permette ai nostri pescatori e alle loro famiglie di vivere. In Senegal passa anche chi vuole continuare il proprio viaggio, passando per la Libia prima dell'Europa.
come Madi, che dal Gambia è arrivato a Joal per lavorare nella pesca. Questo è il mio lavoro. Pulisco il pesce tutto il giorno per 90 euro al mese. Mio padre è morto e io sono il fratello maggiore. Tocca a me mantenere mia madre e i miei fratelli. Sto cercando di mettere qualcosa da parte per continuare il viaggio in Europa, ma la paga è bassissima. Ma può rischiare di morire se parte. Non ho paura, devo rischiare. La mia famiglia dipende da me.